La Chiesa del Santissimo Sacramento in stile neogotico è opera di Francesco Orefice e di Domenico Salierno. La prima pietra fu benedetta il 19 febbraio 1893 e la consacrazione avvenne il 16 luglio del 1900. La facciata, influenzata dal gotico toscano, è in pietra tufacea ed è tripartita in senso longitudinale con due ampi contrafforti laterali decorati con archetti pensili. Centralmente vi è un rosone di vetri policromi. L'interno è ispirato al gotico lombardo ed è a croce latina con tre navate, una centrale e due laterali, nelle quali sono collocati otto altari in marmi policromi. La navata centrale presenta una copertura con volte a crociera riccamente decorate, poggianti su un imponente colonnato. Il presbiterio, adornato di stucchi, accoglie l'altare maggiore, di chiara ispirazione barocca. Particolarmente belle le sculture in bronzo dei 12 apostoli che ornano l'altare, unitamente all'agnello in bronzo a spalzo nel paliotto centrale. Qui inizia il percorso all'interno del monastero delle vittime espiatrici del Gesù sacramentato, l'istituto fondato da Suor Maria Cristina Brando in collaborazione con il reverendissimo canonico Don Domenico Maglione, che a tutti gli effetti è considerato il cofondatore. In questa bacheca ci sono delle testimonianze delle due grandi passioni di Suor Maria Cristina, la musica e la parola di Dio. Possiamo vedere dei manoscritti della Santa Regola e degli spartiti composti dalla allora Suor Maria Cristina. Proseguendo lungo le scale, abbiamo degli oggetti appartenuti alla Santa, delle scarpe e delle calze, degli indumenti macchiati di sangue per l'uso dei cilizi. In questa bacheca c'è la testimonianza del grande affetto e della devozione nutriti dai fedeli nei confronti di Santa Maria Cristina Brando, tanti ex voto in ricordo delle grazie ricevute. Fa uno strano effetto salire questi gradini, perché sono gli stessi che calpestava Suor Maria Cristina già alla fine dell'Ottocento, quando fu costruito l'istituto. Lungo le pareti ci sono altri indumenti appartenuti alla Santa, e in particolare c'è questa tunica che ha ricoperto le spoglie di Suor Maria Cristina dal giorno della beatificazione, il 27 aprile del 2003, fino al 30 dicembre del 2014, pochi mesi prima della canonizzazione. Entrando nella sala del lavoro veniamo rapiti da questo magnifico presepe, concepito da Suor Maria Cristina, con l'aiuto dei artigiani dell'epoca che hanno realizzato i pastori, e dalle suore del monastero che hanno cucito a mano gli abiti indossati dai pastori. Recentemente il presepe è stato restaurato grazie ai fratelli Capuano, artigiani di San Gregorio Armeno, che hanno voluto omaggiare l'opera donando questi quattro pastori. Siamo nella grotticella, la stanza che Suor Maria Cristina aveva riservato per se stessa. Qui, su questa sedia, poteva vegliare sia
su Gesù bambino che è presente in quest'altra bellissima raffigurazione della Natività che sul Cristo sacramentato che si trova proprio qui sotto di noi sull'altare maggiore. Quando le ore della notte rendevano difficile resistere alla tentazione del sonno, la Santa appoggiava il capo sul cuscino. E su questo armonium viveva momenti di estasi mentre suonava cantici di lode al suo sposo sacramentato. Santa Maria Cristina Brando, con il nome di battesimo Adelaide, nacque il 1 maggio 1856 da una famiglia napoletana. Appena nata era già colpita da una malattia sconosciuta ai medici. E dopo 5 giorni dalla nascita morì la mamma, per cui l'infanzia e la vita di Santa Cristina è segnata da questa tristezza, dalla mancanza dell'amore materno. All'età di 3 anni, mentre saliva per raggiungere le stanze superiori della propria casa, salendo le scale diceva: «Devo farmi santa a qualunque costo». Per Santa Maria Cristina questo desiderio di farsi santa era semplicemente si poteva raggiungere con stare in unione con Gesù. Infatti, all'età di 4 anni, chiese al sacerdote di famiglia se potesse ricevere per la prima volta Gesù Eucaristia. Ovviamente il sacerdote aveva rifiutato, dicendo che la bambina era molto piccola, per cui non aveva ragione, non aveva capito cosa significa ricevere Gesù Eucaristia. Ha dovuto aspettare fino all'8 anni, e da quel momento, dopo la prima volta che ha ricevuto Gesù Eucaristia, il suo unico desiderio era quello di poterlo ricevere tutti i giorni. All'età di 12 anni fece davanti alla statua di Gesù bambino i voti di verginità perpetua. In quel momento, nella notte di Natale, chiese a Gesù il dono della perfetta castità, chiedendo la forza e l'amore di poter arrivare e raggiungere la santità. All'età di 15 anni, il suo unico desiderio era di farsi monaca di clausura. Il padre diede il permesso di entrare tra le suore sacramentine e da lì che ha preso il nome di Suor Maria Cristina dell'Immacolata. All'uscita dalle suore sacramentine a Napoli, incontrò San Ludovico da Cassoria, il quale fece una profezia: tu al centro della città di Cassoria erigerai la casa madre, il centro della tua spiritualità. Questa profezia di San Ludovico è avverrata nel 1884, quando Santa Maria Cristina insieme alle prime suore arrivarono qui a Cassoria. Per la costruzione della chiesa Maria Cristina ha avuto tantissime difficoltà. Oltre all'aumento del numero delle suore, anche il costo dei materiali e per pagare gli operai. Lei aveva chiesto a tutte le suore di fare una novena con fede a San Giuseppe, considerato poi in seguito come economo generale dell'istituto. Infatti, grazie alla fede di Maria Cristina e di tutte le altre suore, ogni venerdì pomeriggio Maria Cristina portò una suora come testimonianza davanti al quadro di San Giuseppe, e sotto il quale c'è un cassetto, trovava dei soldi giusti sia per pagare gli operai della settimana e anche per comprare i materiali per la costruzione della chiesa. Possiamo dire che questa chiesa quindi è un'opera di Gesù sacramentato stesso. Infatti Maria Cristina diceva: se questo è l'opera di Dio, lui stesso deve portare a compimento. Tante grazie hanno ricevuto delle persone grazie per sua intercessione, soprattutto per le mamme che hanno difficoltà di avere dei figli. Qui la nostra chiesa oggi diventa meta di pellegrinaggio, non solo perché è Gesù esposto 12 ore su 24, ma soprattutto perché qui restano le sue spoglie mortali. Nella sua vita consacrata, Suor Maria Cristina ha saputo coniugare contemplazione e azione. Considerava le occasioni per fare del bene come dei segnali urgenti da parte di Dio. Fino a tarda notte, proprio per non farsi notare,
attraversava le strade di Casoria per portare il suo aiuto alle famiglie bisognose e lo faceva con tutta la sua dolcezza e la sua bontà. Abbiamo scelto di chiudere così il nostro racconto, con l'organo della Chiesa del Santissimo Sacramento, con la musica, quella stessa musica che l'ha sempre accompagnata lungo tutto il suo percorso di santità. Shutterstock Music.